Buonasera, professor Trenta. Ormai il professor Aiuldi non ha bisogno di presentazioni. Ricordiamo che è ordinario di immunologia clinica dell'Università La Sapienza di Roma. Alla mia sinistra c'è il professor Alberto Vierucci. Buonasera, professore. Buonasera, professor. Che è ordinario di clinica pediatrica presso la Terza Università di Firenze, ospedale Anna Mair. Giusto, professor? Esatto. Vicino c'è una bravissima collaboratrice del professor Aiuti, che è la dottoressa Emma Guerra. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Che è assistente di immunologia clinica presso l'Università La Sapienza di Roma. E ora andiamo sul pubblico. Abbiamo la nostra Morena. Buonasera, Morena. Buonasera, professore. Ha visto che non ho sbagliato il nome questa volta. No. Poi un pubblico numerosissimo, e pregherei di fare un'inquadratura sopra il pubblico per darvi l'idea. Tra l'altro, chi vuole venire e ci scrive, noi lo accettiamo molto volentieri, forse può passare una serata diversa, certo c'è di meglio anziché venire alla trasmissione, però se non ha niente da fare e vuole venire, noi lo accettiamo più che volentieri. Alla destra abbiamo Rebecca. Buonasera, Rebecca. Buonasera. Come va? Tutto bene? Sì, grazie. Tutto soffri bene. Da allergie? Io no, per fortuna. Meno male. Vicino a Rebecca c'è Elisabetta. Buonasera, Elisabetta. Che si sottoporrà poi a un test particolare sulla vista. Infatti, lì vicino, oltre a quegli apparecchi, abbiamo Trento Rossi. Buonasera, buonasera. Rossi. E il dottor Adriano Romani. Buonasera, Romani. Buonasera. Ormai lo conoscono tutti e è molto bravo, e infatti vedremo stasera che cosa ci ha presentato. Poi per il nostro spazio di medicina termale, questa sera abbiamo due ospiti molto qualificati, come sempre d'altronde, perché noi parlando di terme non trascuriamo mai l'aspetto scientifico e reale, perché le terme sono un grosso patrimonio italiano di cui si parla sempre molto poco, e la qualità terapeutica della medicina termale sono molto più ampi di quello che si può immaginare. Comunque abbiamo il professor Francesco Grossi. Buonasera, professor Grossi. Buonasera. Che è professore di idrologia medica dell'Università La Sapienza di Roma, e il professor Giovanni Gasbarrini, che è già stato ospite graditissimo, seguitissimo e applauditissimo della nostra trasmissione sull'epatite, vi ricordate? Il professor Giovanni Gasbarrini, che è ordinario di clinica medica all'Università La Cattolica. Professor Aiuti, com'è questa faccenda di questa donna del sangue? Io gliela devo fare la domanda. Questo è fuori tema. È fuori tema, però diciamo rapidamente così poi ci togliamo. Non solo fuori tema, ma direi anche una domanda trabocchetto a sorpresa. Com'è la situazione realmente? Ma perché la situazione... lei ne ha parlato a tutte le trasmissioni e permetterà che ne deve parlare pure in una trasmissione di medicina, giusto? Sì, penso di sì. Ma dica quello che vuole. Io dico che innanzitutto non bisogna drammatizzare sul problema sangue, perché questi rischi che ci sono trasfusioni di sangue sono uguali a quelli in Italia che ci sono in Francia, in Inghilterra, in America, e oggi è calcolato che il sangue può trasmettere l'infezione da HIV in un caso su 100.000 trasfusioni di sangue, quindi è estremamente raro. Non è possibile ancora annullare, portare a zero questo rischio, perché c'è questo famoso fenomeno della finestra, oramai noto a tutti, cioè un donatore potenzialmente infetto, che ha contratto quindi l'infezione da poco tempo, quindi ancora non ha sviluppato gli anticorpi, va a fare il test e viene negativo. Questo periodo dura da un minimo di 15 giorni a un massimo di 6 mesi. Oggi questo massimo con i nuovi kit di terza generazione è ridotto a 2 mesi e mezzo, però per ora non può essere completamente annullato. Io leggendo i giornali ho avuto questa sensazione, mi dica se sbaglio, che a un certo punto si è creato anche un certo allarme, prendendo lo spunto da questo caso, inviando tutta la mia solidarietà a questa persona, comunque certo. Questa donna che è diventata sieropositiva in seguito alla trasfusione. Però non vorrei... Questo non è ancora accertato completamente al 100%. Questa è già una notizia. Non è accertato, perché tra le ipotesi, questa signora che è venuta a fare il test nel nostro centro... Cioè non è accertato che... Non è accertato al 100%. Che sia stata la trasfusione. È tra le ipotesi più probabili, sì. Ma prima che, diciamo così, si possa concludere le indagini, che adesso sono in mano al Ministero della Sanità e alla Magistratura, bisogna essere cauti, nel senso che
questa signora che è venuta a fare il test da noi, che è stata trovata sieropositiva, aveva avuto nel 91 6 donazioni di sangue. E presso la clinica ostetrica ginecologica, e il sangue era stato tutto prelevato e donato, diciamo così, dal centro trasfusionale del Policlinico Umberto I. E questo sangue che proveniva da questi 6 donatori, due donatori sono stati testati da noi, sono risultati negativi, 4 sono dichiarati negativi dal centro trasfusionale, uno in ultimo, diciamo così, in corso di accertamento, per cui teoricamente questo sangue di questi 6 donatori dovrebbe essere negativo. Ecco, però io volevo finire il problema è importante. Un'altra domanda adesso, senza entrare nei dettagli. Appunto, non vorrei entrare nei dettagli quanto. Finisca il ragionamento. Però ci sono delle discrepanze probabilmente tra le donazioni avute e quello che è riportato nella cartella clinica rilevata appunto dalla clinica ginecologica della Sapienza. E quindi le probabilità sono o che uno di questi donatori sia invece ancora positivo. La seconda possibilità è che ci sia stato uno scambio di sacche, è un evento molto raro, però può accadere. Linea teorica, E la terza possibilità, che non è, ripeto, un'insinuazione, ma è una possibilità che un medico deve sempre tenere presente, è che questa signora abbia preso l'infezione attraverso un rapporto sessuale o attraverso un'inseminazione artificiale. Ecco, io la domanda che avevo fatto, questa la ringrazio perché è stato molto chiaro, quindi seguiremo gli sviluppi. La domanda è anche questa: non vorrei che ora, data l'importanza dell'argomento, il terrore verso questo tipo di malattia, questi discorsi sulle trasfusioni, che ora vivano nel terrore tutti coloro che hanno fatto una trasfusione di sangue dal 90, non è un po' così, avendo pompato tanto questa notizia? Guardi, il problema dal 90 perché il test è obbligatorio, il test per la ricerca degli anticorpi in tutti i centri trasfusionali già dal settembre 85 e poi è diventato legge il 1 gennaio del 1988. Ci sono questi rari casi che sono quantificabili in 1 a 100.000 di persone che possono aver preso l'infezione da HIV nonostante questi controlli. Ma lei lo sa quanti ci sono? 1,5 milioni di donazioni all'anno in Italia. Ma lei consiglia, professore Iudi, che chiunque ha fatto una trasfusione si faccia il test adesso? Io consiglio, non consiglio a chi ha fatto una sola trasfusione di fare il test. A quelli che hanno avuto molte trasfusioni, i politrasfusi, quelli devono fare il test, sì. Anche per interventi notori di cardiochirurgia, quelli, quelli che hanno fatto grossi interventi, sì. Interventi impegnativi è più sicuro, anche se a parte al policlinico, dovunque. Sì, perché il discorso del policlinico è un discorso, certo, al policlinico nel periodo del 91, come è stato riportato nei giornali, ci sono stati segnalati sicuramente 2 casi di persone che hanno donato il sangue, poi sono risultate infette e che quindi hanno trasmesso l'infezione ad altre 5 persone, e tutto questo almeno è avvenuto nel 91. È un numero un po' elevato, diciamo così, per un ospedale, avere 2 casi, forse 3, in un periodo di 10 mesi. Però poi magari negli anni precedenti, negli anni successivi, non c'è nessun caso, quindi è una concentrazione che può essere spiegata in quel numero di 1,80.000 a 100.000 che abbiamo detto essere oggi il rischio. La cosa importante è, possiamo noi ridurre questo rischio? Intanto anche è una possibilità che viene dalla gente, cioè incentiviamo le autotrasfusioni, incentiviamo le donazioni abituali. Se ci fossero più donatori abituali, sicuramente questo rischio, quelli occasionali che delle volte vengono presi all'ultimo momento per strada di corsa, quindi incentivando i donatori abituali, riducendo i donatori occasionali, facendo, speriamo anche tra qualche tempo, dei test ancora più sicuri e più precoci, come sembra che possa essere possibile tra qualche anno, forse anche prima, è possibile ridurre questo rischio. Ma non si può dire che oggi si deve applicare tutte le donazioni di sangue, a tutti i test che vengono fatti nei centri trasfusionali, PCR, cioè il test della ricerca del virus, perché non viene fatto in nessuna parte al mondo. Ecco, io stavo sorridendo, sa perché? Perché lo sapevo che questo argomento è talmente stimolante che poi va a finire che non parliamo di allergia. Invece, mi dica, scordiamoci ora questo aspetto.
perché il professor Aiuti non è che si occupa solo dell'AIDS, è anche bravo su altre malattie. Le dirigo la scuola di allergologia della Sapienza. Allora, siccome dirige la scuola, mi dice cos'è l'allergia? Beh, l'allergia è un modo esagerato di reagire da parte del sistema immunitario verso delle sostanze estranee. Abbiamo visto all'inizio della trasmissione quegli sternuti, si vedevano questi pollini dei fiori. Una delle più frequenti allergie è proprio l'allergia ai pollini delle piante e dei fiori. Senta, e ma poi, c'entra il sistema immunitario? Beh, c'entra il sistema immunitario perché il sistema immunitario produce degli anticorpi che sono diretti verso queste sostanze strane, siano essi pollini, siano essi l'acaro che si trova nella polvere di casa, oppure gli allergeni alimentari, e scatena queste reazioni. Tutta la gente sa che le più frequenti forme di allergie sono l'asma, la rinocongiuntivite, allergica, oppure le allergie alimentari. Poi arriviamo a questo. Io volevo farle un'altra domanda. Poi vedremo anche, se intanto il regista lo prepara e poi gli do io il via, un attimo, un flash su coda il sistema immunitario. Quindi si può dire, in senso lato adesso, che l'allergia è una reazione abnorme. Esagerata, sì. Una sostanza, un qualche cosa con cui si viene a contatto o toccandola o vivendoci dentro. L'allergia è aumentata, perché io sento sempre tutti che dicono sono allergico, quello forse non è sempre così, però c'è un reale aumento dell'allergia e se c'è perché? Sì, c'è un reale aumento negli ultimi anni, si calcola addirittura, secondo recenti statistiche, siamo addirittura a un 20% della popolazione che abbia una comune forma di allergia, sia essa respiratoria oppure alimentare. E questo aumento è dovuto a vari fattori. Quale? Però io non vorrei, sì, però siccome io ho anche invitato, dei colleghi illustri, come il professor Virucci, che ha fatto delle ricerche importanti sull'allergia dei bambini. Infatti io poi nell'aspetto dei bambini lo voglio lasciare a parte, parlo in generale adesso. Quali sono le sostanze, ci sono nuove sostanze che danno allergia? Beh, intanto sicuramente l'inquinamento atmosferico indirettamente contribuisce. Poi il fatto, per esempio, per le allergie agli animali, ai peli degli animali, il fatto che... Però gli animali ci sono sempre stati. Ci sono sempre stati, però c'è... No, ci sono sempre stati, però sì. L'abitudine delle famiglie di avere un cane, un gatto a casa è aumentata. Adesso quasi in ogni famiglia, ogni famiglia, però in molte famiglie ci sono i cani e i gatti, prima non c'era. Poi il problema... Ma lei, per esempio, una volta ci collegammo con lei... non mi ricordo in quale trasmissione, perché c'era un bambino nelle malattie rare, allergico alla plastica. Adesso, a parte quel bambino, anche le sostanze plastiche possono anche dare allergie. Le sostanze plastiche, ma l'interesse di questa allergia al latice di quel bambino, che poi al latice, che è poi un'allergia anche professionale, perché interessa anche operatori sanitari che usano dei guanti al latice, è interessante perché pone il problema delle cross reazioni. E cioè, niente meno, chi ha l'allergia al lattice della gomma può avere anche un'allergia ad alcuni frutti, per esempio il kiwi, la banana, perché ci sono delle parti in comune tra il lattice della gomma, che è derivato da una pianta brasiliana, e l'avocado, il kiwi e la banana. Questa è una cosa interessante che è stata scoperta negli ultimi due anni. Vediamo, tanto però io vorrei il professor Virucci, non è che voglio condurre io la trasmissione, però vorrei che il professor Virucci, che ha fatto delle ricerche importanti su queste allergie nei bambini, desse la sua interpretazione dell'aumento. Professore Aiuti, lei non pensa che io non lo voglio far parlare, professor Virucci? Lei deve finire questa riunione. Dopo lo spazio pubblicitario, invece, affronteremo dall'inizio questo argomento. Quindi, se lo giochi bene il suo spazio, perché può essere poi che non ritorno su di lei. Invece, io stavo dicendo questo: mandiamo per 30 secondi quel filmato sul sistema immunitario, per avere un'idea così di cos'è il sistema immunitario. Sono basati sulla distinzione tra ciò che è proprio, il self, e ciò che non è proprio, il not self, termine con cui si intende ciò che è estraneo e da cui potenzialmente bisogna difendersi.
Il sistema immunitario rappresenta un complesso di meccanismi naturali ed acquisiti capaci di mantenere l'omeostasi dell'organismo rispetto alle aggressioni esterne, infettive e non. Professor Vierucci, le è piaciuto il filmato? Sì. Era giusto quello che... Sì, magari poco allergologico, andava più sull'immunità in generale. Oh, allora, introduciamo l'argomento dell'allergia nel bambino. Quali sono le principali malattie dell'infanzia su base allergica? Poi c'è lo stacco pubblicitario, adesso le elenchi semplicemente, poi le approfondiamo. Io le metterei in relazione all'età. Se prendiamo un bambino nel primo anno di vita, abbiamo essenzialmente allergie alimentari, quindi con disturbi gastritterici conseguenti all'allergia alimentare, con disturbi cutanei, tutti conosciamo la dermatite atopica, l'eczema, che spesso è correlata ad un'allergia alimentare. Poi, ma già da piccoli, cioè tipo già nei primissimi mesi, già potrebbe essere allergizzato il bambino nei primi due mesi di vita, o addirittura potrebbe essere allergizzato già in utero attraverso gli alimenti che la madre assume e che arrivano al sistema immunitario del bambino, che produce questi anticorpi allergici, certo, particolari. Poi, quindi, andiamo avanti. Poi, man mano che il bambino cresce, si passa da un'allergia alimentare, verso cui per fortuna si instaura col passare del tempo una tolleranza. Ad esempio, un bambino può essere allergico al latte di mucca o al latte in polvere, quello che viene utilizzato comunemente, cessa questa allergia e inizia magari un altro tipo di allergia, che è quella verso le sostanze inalate, e come diceva il professor Aiuti, come ha fatto vedere all'inizio l'apertura del programma, possono essere pollini, acari della polvere, epiteli di animali domestici, muffe, oppure ci può essere anche allergie particolari, come ad esempio quelle al veleno d'insetti. Quindi c'è un passaggio da un'allergia alimentare... Ma lì è acuta col veleno d'insetti. Lì è più acuta. C'è un passaggio da un'allergia alimentare verso un'allergia respiratoria, che è più tipica quest'ultima dell'adulto, meno del bambino. Ecco, le più frequenti in che categoria sono? Le più frequenti, le più frequenti come eziologia, sappiamo che, abbiamo detto, sono acari, pollini, alimenti. Sì. Fra gli alimenti metterei in prima istanza il bianco d'uovo, metterei il latte, metterei il grano, la soia, le noccioline, che da noi per fortuna le prendiamo tardi, e il pesce, ad esempio. Ecco. Io vi accenno una storia, ci pensi e poi ci dice se è vero. Ho letto sul giornale che c'era una signora talmente allergica alle noccioline americane, che addirittura non gli si poteva avvicinare nemmeno uno che aveva mangiato le noccioline. Può essere? Sì, questo accade spesso, ad esempio, per il latte e per il pesce, più che per le noccioline. Questo per le noccioline, sì, effettivamente ci può essere un'allergia alimentare, uno può avere una reazione perché ingerisce un alimento, o perché anche lui inala. No, questa parla con uno che ha mangiato le noccioline. Evidentemente, questo lo inalava, evidentemente, quindi può essere un'allergia da inalazione, come succede spesso per il pesce. Spazio pubblicitario. Piuttosto che la solita minestra, io mi butto dalla finestra! Guarda, ti abbiamo portato la zuppa del casale! E che cos'è? È la novità della Findus per fare una zuppa di legumi e cereali come quella di una volta! C'è anche l'orzo? Sì, il farro, i ceci, i fagioli! Vi avete convinto? Portatemi giù! Che buona e come densa! Ehi, mi avete sentito? O la solita minestra o zuppa del casale, nuova da Findus. Ehi! E un attimo! Io ho un collaboratore che si intrufola dappertutto. Un'ape! Porta fino a 9 quintali e fa fino a 33 chilometri con un litro. Ape, la forza lavoro. Ape, la forza del finanziamento, ti offre fino a 10 milioni in 12 mesi a interessi zero, oppure fino a 800.000 lire di supervalutazione dell'usato. È un'iniziativa della rete di vendita Piaggio.
Cesare Ragazzi da anni ha brevettato e perfezionato un sistema non chirurgico che si basa sulla reintegrazione di capelli attraverso un tessuto compatibile al derma. Capelli veri, anche i propri. Dicono di lui, è serio perché non promette miracoli, non sostiene che i capelli possono ricrescere. Dicono però, in fondo, non fa altro che mettere parrucche. È vero? Provi lei a farsi uno shampoo con una parrucca. Ma con la sua tecnica si può fare veramente tutto? Certo, anche farsi passare la mano tra i capelli dall'innamorata. Lo dice come se fosse capitato anche a lei. In effetti dimenticavo, ma lei un tempo era calvo. 40.000 capelli fa lo ero. Prima calvo e poi come d'incanto? Nessun incantesimo e nessun miracolo. La reintegrazione dei capelli viene effettuata gradualmente per non mettere in imbarazzo nessuno. Però i capelli non ricrescono. No, ma è come se fosse così. Si riacquisisce la propria immagine gradualmente e si può fare senza miracoli seriamente. Oggi, 3 luglio, nasce Giovanni. Stesso giorno, il parmigiano reggiano inizia la stagionatura. Il tempo passa, Giovanni cresce. Stesso giorno, il parmigiano reggiano viene controllato e continua la stagionatura. Il tempo passa, Giovanni cresce. Stesso giorno, stagionato e controllato, buono e unico, il parmigiano reggiano è pronto per essere mangiato. Anche da Giovanni. Noi controlliamo tutto per darvi il meglio. Voi controllate che sia parmigiano reggiano. Se sei solo e hai tanta voglia di trovare amici, non aspettare più. Chiama questo numero, 144-116285. Scommetto che se lo provi richiamerai ancora, perché potrai parlare dal vivo con delle persone di sesso opposto al tuo. Basta scegliere il gioco è fatto, ricordati, 144-116285. Questo è l'unico 11 Love. Non aspettare, chiama. Adesso sono in linea. 144-116285. Il merluzzo migliore è pieno di forza nei bastoncini. Bastoncini di Capitan Findus. Buon pesce, tanto gusto, tutta forza. Bambini, vi devo dire una cosa importante. Grazie alla collaborazione tecnica di Telecom, da oggi il telefono azzurro ha un nuovo numero solo per noi. È 19696, è gratuito e non serve prefisso. Basta fare 19696 da tutta Italia, a qualsiasi ora, e risponde telefono azzurro per difendervi dalla violenza. Chiamatelo solo in caso di vero bisogno. 19696, il telefono azzurro per noi. Dopo 4 anni di precarietà, arrivano le concessioni televisive. In totale contrasto con la legge in vigore, si chiede che le emittenti locali paghino canoni di concessione illegittimi e insostenibili. L'emittenza locale, da sempre e da tutti ignorata, rischia il definitivo tracollo. Vogliono spegnere le emittenti locali, le emittenti di casa tua. Ecco, professor Vierucci, siamo di nuovo in onda. Allora, è aumentata comunque, lei ha elencato le cause, è vero che c'è questo aumento di frequenza? Ma si parla di un aumento di allergia, notevole, ad esempio delle allergie alimentari. Saremmo passati in 30 anni da un 8% addirittura a un 15-16%. Parlo di età pediatrica perché l'allergia alimentare è molto inferiore nell'adulto. E ma qui, le fragole, per esempio, fanno venire l'allergia? No, fanno venire una situazione che può mimare l'allergia che si chiama pseudoallergia. Le fragole fanno perché liberare... Perché non me l'hanno fatta mai mangiare da piccolo perché dice fanno venire l'allergia. Poi adesso me le mangio e non mi succede niente. Le fragole sono come la cioccolata, danno delle pseudoallergie, liberano quella sostanza che si libera anche nelle reazioni allergiche che si chiama istamina. È vero che c'è anche una manifestazione allergica al chi vuole dei due rispondere, al contatto fisico? Per esempio certi fanno il bagno a mare, escono e c'hanno tutto il dermografismo, cioè quelle linee rosse. Quelle non sono il bagno al mare, il problema non è una vera allergia, è un'iperreattività per esempio al freddo, allora sono le cosiddette orticaria da freddo o da cambiamento di temperatura. Si può dire, professor Vierucci, entra tra le pseudoallergie, cioè, di cui ha accennato. Si può dire, Vierucci, spesso si sente dire, quello è un tipo allergico, come costituzione diciamo. Ma
costituzione allergica non si potrebbe dire guardandolo, sì. non esiste un habitus sì. Allergico. Può avere un habitus allergico un bambino, probabilmente anche un adulto, che avendo difficoltà respiratorie, cioè naso chiuso, una volta si diceva aveva la faccia adenoidea, perché certo. Questo naso chiuso, respirare a bocca aperta, a un certo punto allungava i diametri della faccia, per cui questo bambino molto spesso è un bambino allergico e si vede che ha essenzialmente una respirazione buccale. E questo certo. Potrebbe essere una delle manifestazioni di allergia nasale, naso chiuso, respirazione orale, quindi modificazione della faccia. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. Professore Aiuti, sento molte ragazze che le metallare cosiddette, no? Che si mettono tutti quegli orecchini di metallo e poi si gonfiano tutte. Perché? È vero questo? In parte lì è una dermatite da contatto. Quasi sempre è dovuta in parte al nickel ed anche altre sostanze metalliche possono, di solito l'oro non dà queste allergie. Professor Vierucci, gli abiti possono dare allergia? No, di solito le fibre no. Sintetiche, diciamo. Di solito non danno allergia ma solo irritazione cutanea, per cui chi ha una cute molto delicata, come i soggetti che sono allergici perché magari hanno una dermatite atopica, a questi soggetti noi raccomandiamo di mettere degli abiti di cotone, perché la cute dell'allergico è anche una cute particolarmente sensibile anche ad altri fattori non necessariamente allergici. Professor Aiuti, un tempo... No, volevo approfittare per il problema delle cosiddette allergie ai pannolini, se ne parla bene, se ne parla male, cosa consigli? Ma lì è una situazione direi quasi più chimica, perché c'è l'urea che fermentando a livello del pannolino può determinare un'irritazione cutanea su cui poi si possono impiantare infezioni da funghi o da altri germi. Professore Aiuti, mi ha fatto scordare la domanda, vedi che l'ha fatta lei, adesso che cosa gli dovevo chiedere, ora non mi viene in mente, no, ecco. Prima si diceva che l'allergia era legata a particolari periodi stagionali, adesso sembra che c'è sempre, tutto l'anno, è così? Non è così, ci sono degli allergici che hanno delle manifestazioni, abbiamo detto la rinite, la congiuntivite, e l'asma solo nel periodo, per esempio, dell'ipoenelazione, che va da aprile fino a luglio. Il filmato sul pollo. E altri invece che ce l'hanno tutto l'anno perché sono le cosiddette allergie da acari, e quindi l'acqua è presente tutto l'anno, specie in inverno, perché quando si tengono le stanze chiuse con diverse condizioni di temperatura è più facile che cresca l'acaro rispetto alla pelle. Secondo lei, meriterebbe però una trasmissione a parte, tutti i luoghi di lavoro lasciano a desiderare in quanto a prevenzione delle malattie allergiche, cioè spesso si lavora per i lavoratori nelle industrie, nelle aziende? Beh, quelle sono le allergie professionali e chiaramente se si tratta di un'industria che fa dei farmaci antibiotici può sviluppare una determinata allergia. Nei luoghi di lavoro più comuni, diciamo negli uffici per esempio, la condizione di umidificazione e l'uso per esempio di condizionatori d'aria senza avere l'accuratezza di per esempio pulire i filtri può aumentare l'allergia all'acro. Questa ha detto una cosa molto importante. Battuta cattiva, anche questa moquette fino adesso, Anche questa moquette qui che sta qui, che si vede, può essere un ricettacolo per gli acari, se la possiamo inquadrare così. Certo, inquadriamogli la moquette al professor Aiuti, che così è contento, però l'acaro non tappeti, c'è. Tappeti, moquette, eccetera, sono... Perfetto, mentre lui ha parlato di polline, quindi via col filmato sul polline. La morfologia del polline è specie specifica, quindi permette il riconoscimento dei diversi granuli e l'identificazione della famiglia botanica e a volte del genere e specie alla quale appartiene la pianta che li ha liberati. I pollini, nella grande maggioranza dei casi, sono liberati dall'antera del fiore, singolarmente come monade, oppure più raramente uniti in coppia come diade. O in altre forme di aggregazione multipla come tetrade. E poliade. Ecco, professor Vierucci, l'asma cos'è? L'asma è sei frequente. L'asma adesso è stata revisionata sotto un certo modo. Ma la definizione prima si pensava che fosse un broncospasmo diffuso.
cioè questi bronchi medio-piccoli si costringevano, per cui l'aria poi non passava regolarmente, e quando passava, essendo chiuso il bronco, determinava anche un fischio. Ora si è visto che oltre a esserci un broncospasmo, si preferisce parlare anche di fenomeni infiammatori che determinano una broncoostruzione, perché l'infiammazione si accompagna, come sappiamo, alla formazione di muco e a un'ipersecrezione, e quindi poi ha una difficoltà a far passare l'aria in questo tubo che in qualche modo è ostruito. Di solito a che età comincia l'asma? L'asma comincia già nel primo anno di vita in chi è predisposto, soprattutto in conseguenza di alcune infezioni virali. Si dice che un'infezione virale particolare dovuta a un virus che si chiama virus respiratorio recinziale potrebbe essere quella che apre nei predisposti, quindi bisogna sempre ricordarci, certo, che un asmatico è un soggetto predisposto.